Sta per uscire il mio secondo libro per la casa editrice, ahimè, sono molto contenta. L'ha tradotto Le Sci Siamei, spero di aver detto bene il nome, temo di no. Il libro si intitola La vita segreta delle emozioni e infatti parla di emozioni. Questo libro nasce in realtà in qualche modo dal mio libro precedente, Lezioni di felicità, perché quando ho scritto Lezioni di felicità poi sono andata tanto in giro a presentarlo e parlando con le persone ho capito che c'era bisogno di parlare di emozioni. L'idea è che non esistono di per sé emozioni negative né positive. Le emozioni sono e basta, sono qualcosa che ci lega al mondo animale a cui noi apparteniamo, infatti non le proveremmo se non fossimo tutti vulnerabili, perché siamo tutti vivi e quindi mortali. Allora ho scelto queste 11 parole di emozioni per raccontare come attraverso la storia siano state volta a volta viste, analizzate o raccontate nella storia della filosofia, ma anche della letteratura.